Buongiorno, buongiorno a tutte. Approfitto di questo momento vuoto dove non c'è nessuno per mostrarvi un po' un dettaglio, appunto, i nuovi cambiamenti e il rinnovo del salotto. Ecco, adesso vi faccio una piccola panoramica e poi andiamo magari nei piccoli particolari. Allora, innanzitutto dal vetro, perché poi se no se esco fuori ci sono un sacco di rumori. Ecco, dal vetro vi faccio vedere appunto che ho con le nostre manine, le mie, quelle di Marica e quelle di Simona, abbiamo anche piantato dei fiorellini. Ecco, poi qui c'è il solito salottino. Qua con una scritta decorata, si vede poco però comunque è molto carina, decorata da mia nipote. Ecco, piano piano vi faccio vedere un po', diciamo, quello che è l'ingresso del salottino. Qui all'interno troviamo la postazione cassa. Ecco qua, l'orologio è fermo, non lo guardate, non sono le 8:30, ma non riesco a sistemarlo, ci proverò dopo. Qui ci sono alcuni dei miei piccoli lavori. Ecco qua, la scritta è stata sempre posizionata vicino alla cassa e questo è il reparto che più adoro, ovviamente, le carte. Vi faccio una spolverata veloce, anche perché poi lì io non ci arrivo. E comunque, ecco qua, abbiamo come marche, tutte le marche possibili e immaginabili porterò, perché le carte per me sono la cosa più importante. Ecco, una piccola panoramica, non è un video dove vi faccio vedere i prodotti, ma è un video dove vi faccio vedere appunto la disposizione del salotto. Qui abbiamo il reparto legneti, decorazioni, carte speciali e colori acrilici. Poi qua c'è un potpourri di card. Andando avanti troviamo il reparto stamperia journal, che poi appunto man mano inserirò tutti i prodotti della stamperia, perché comunque sta facendo un ottimo lavoro. Una spolverata veloce. Ecco qua. Scusate la tosse, ma sono guarita da poco. Poi qui abbiamo il reparto sempre decorazioni, legnetti, eccetera eccetera. Qui c'è tra il nuovo e il vecchio, abbiamo come novità anche tutte le quasi tutte gli stencil della Ciao Bella, qualcosa della Gorgeous la porto perché è molto carina. Novità chiaroscuro, sempre della Ciao Bella. Continuiamo, e qui in mezzo, ecco, qua in mezzo, dicevo, ho lasciato la mia scrivania vintage, dove appunto mi servirà come piano d'appoggio, e in più la mia macchina da scrivere vintage, che adoro da morire. Poi continuiamo, c'è la parete nuova, diciamo, dove qui andranno appunto inserite le marche che ho intenzione di tenere, tra cui la Craft Companion, la Gemini e la Spellbender. Aiuto, non ce la farò mai, Marica, non ce la farò mai. Riprovo, Spellbinder. Oh, boh. Penso che ci sia riuscita. Allora, poi, ecco, ma veloce veloce, ecco qui anche qui sempre la Gemini e la Companion, perché comunque è una marca che ha tantissime cose, tantissime fustelle bellissime, una più spettacolare dell'altra.
e poi terrò della Sitzix, terrò la Timolz, ecco, le fustelle di Timolz e tutte gli accessori appunto di Timolz. Ho fatto una cernita e una selezione, ma porterò appunto un po' di assortimento. Poi, come marche italiane, ho dato la precedenza alla Coppia Creativa, che comunque adoro tantissimo, e a Tommy. Poi qui vedrete ci sarà sempre un assortimento di vari timbri per darvi anche la possibilità appunto di scegliere tra diverse marche, ma non saranno le marche principali, quindi troverete qualcosa non tanto assortito anche di altre marche. Infatti le ho messe tutte insieme in modo che così quando venite qua vi mettete a spulciare. E poi ho portato anche della pelle vegana, che serve appunto per le copertine del journal, per copertine degli album, per il block notes, per qualsiasi cosa. E poi infine abbiamo, questa non l'ho cambiata come postazione, abbiamo tutti i cartoncini colorati e i fogli singoli per appunto creare scatoline e cose varie. Qui ho lasciato un piccolo angolino dove metto i lavori che faccio io, in modo da avere anche la possibilità di capire le grandezze, come sfruttare anche magari le carte e tutto il resto, e avere anche degli spunti. Ok, poi qui c'è questo piccolo tavolino provvisorio che in attesa del tavolo grande dove appunto si svolgeranno i corsi. Ecco, sarà proprio un tavolo messo davanti alla vetrina, così che le ragazze, le corsiste, guardano anche fuori, si sentano proprio non solo con la luce, diciamo, artificiale, ma anche con la luce naturale. Ok, ecco, ho fatto un piccolo pospurrì e poi man mano vi farò vedere l'assortimento che porterò di tutti i prodotti e anche di tutti gli attrezzi. Piano piano, ovviamente, abbiate pazienza, ma vi farò anche vedere appunto l'utilizzo di tutto ciò che porterò in negozio. Ok, bene, adesso vi lascio, vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo piccolo video introduttivo per farvi vedere, portarvi dentro il mio mondo, e alla prossima. Un bel bacio a tutte e buona creatività!